ragazze mi siete mancate da morire, da morire. Mi mancavano un sacco i vlog, fare i video. Praticamente su per giù è quasi una settimana che non ci vediamo, anche se voi avete visto il vlog del giorno in cui ho fatto il piercing, però io non faccio vlog da venerdì, ovvero il giorno in cui ho fatto il piercing. Come vedete, anzi, come vedete, sentite, la mia parlata non è perfetta, insomma, sono sulla buona strada, sono quasi guarita. È praticamente due giorni che l'occhio, anzi, no, due giorni completi. Oggi è il terzo giorno che non sfioro un occhio, quindi va molto meglio, non ho più nessun tipo di fastidio, di dolore. Però c'è ancora un pochino di gonfiore e comunque parlerei male perché ho la barretta ancora quella lunga, quindi finché non me la sostituirà con quella giusta non riuscirò ad avere una parlata decente. Comunque io sto pranzando, questo sarebbe il mio pranzo, che è una, io la chiamo la sbobba. No, vabbè, è roba sana, è buonissima, è un frullato che ho fatto per il mio pranzo. Solitamente mangio anche salato, ovviamente, però dovendo mangiare liquido per almeno ancora una settimana, questo è un frullato di banana, yogurt magro, greco anche, cioè yogurt greco magro, e un filino di latte, quindi semplicemente questo frullato, e ne è venuto fino qua e l'ho messo in frigo al fresco. Adesso è bello fresco, è fantastico da bere soprattutto in questi casi. E niente ragazzi, un sacco di cose da dirvi, un sacco di, non lo so, mi mancate tantissimo, quindi mi siete mancate tantissimo. Ho i capelli da stirare, guardate qua che disastro. Cioè, non so se lasciarli mossi, cioè ovviamente aggiustando il boccolo, perché vedete qua è un po', avendo comunque fatto la maschera, si sono creati un po' questi capelli un po' tendenti al, cioè non vengono bene i miei capelli mossi se faccio balsami e maschere, vengono bene se li lascio un po' più naturali. Comunque niente, dopo andrò a sistemarli con la piastra, non so se li farò lisci o se faccio qualche boccolino, vediamo come mi gira. La R è la lettera più difficile, adesso riesco già a dirla, R, riesco a fare questa vibrazione, ma fino a ieri, l'altro ieri, un disastro, parlavo come, non lo so, tutta, come se pizzicassi la R, ecco. Però vabbè, piano piano andrà via, si sistemerà tutto e non vedo l'ora di mettere questa barretta più corta, perché comunque questa lunga dà un po' fastidio, è troppo lunga ed è comunque nel momento in cui è gonfiata si è riempita tutta, perché la lingua è diventata comunque gonfia così, quindi meno male che mi ha messo questa, però ora che si sta sgonfiando non vedo l'ora di levarla perché è fastidiosa, è troppo lunga. E niente, detto questo, io adesso mi bevo il mio frullatino, perché se diventa caldo sinceramente non ho più quel senso di piacere per la mia lingua, e poi dopo chiacchieriamo un po' insieme. Alla fine li ho lasciati un po' mossi per cambiare un po', perché sempre sto liscio, mortisia, dopo un po' mi stufa, quindi ho cambiato un po', non sono venuti male, mi piacciono perché sono proprio appena appena mossi. E niente, mi sono anche truccata un pochettino, perché vi dirò la verità, da venerdì che ho fatto il piercing, non essendo stata molto bene, sono sempre stata a casa con puccio, struccatissima, proprio zero, neanche una base viso, proprio niente, quindi anche se non devo fare niente di che, per oggi mi andava di truccarmi un pochino, di sistemarmi, di, non so, rivedermi un po' in forma, ecco. E niente, quindi tra l'altro il cielo è abbastanza brutto, io spero che mi faccia almeno prendere fede a scuola, e in caso porterò l'ombrello per sicurezza. E niente, ho anche messo lo smaltino,
che in realtà ai piedi già ce l'avevo così, alle mani invece avevo un rosa confettino praticamente, e solo che non lo so, avevo voglia di farlo abbinato insieme e poi credo che questo sia anche più bello, però quel rosa lì mi piaceva parecchio e mi spiace perché col fatto che è mesi che mi faccio la ricostruzione o comunque il semipermanente o la ricostruzione, diciamo che quei pochi smalti che avevo ancora buoni, uno l'ho dato a mia nonna, insomma, li ho regalati praticamente per non farli seccare e quindi adesso non ne ho. Adesso che ho deciso di ritornare alla manicure, insomma, fatta da me, ovviamente non ho più smalti, infatti ho al mercato, adesso vedo, comunque a me piacciono quegli effetto gel che sono proprio totalmente coprenti, non mi piacciono quelli mezzi trasparenti o comunque che devi dargli mille passate. E altra cosa che voglio comprare è poi lo spray che asciuga subito lo smalto, perché col fatto che io faccio comunque i lavoretti in casa o comunque ho fretta che si asciughi e puntualmente poi magari mi lavo le mani, tocco e mi va via. Sapete, è una cosa fastidiosissima, quindi voglio qualcosa che asciughi lo smalto velocemente. Se conoscete un prodottino, ovviamente molto economico, magari scrivetemelo qui nei commenti se avete già provato quello, se c'è della Essence o comunque una marca sotto prezzo, fatemi sapere che seguirò insomma i vostri consigli perché non l'ho mai comprato in vita mia, quindi non so dove andare. E niente, quindi sono contenta di aver messo questo smaltino qua che mi piace molto, è molto, molto caruccio e ovviamente ce l'ho ai piedi uguale, ma quello ce l'avevo già prima. Altra cosa che vi volevo dire è che ho visto in diversi video e anche su Instagram, mi pare, una maglia troppo carina, che forse una maglietta da... Aspettate che faccio mente locale, mi pare Bershka. Che ha appunto la maglietta con tutte le scritte. Io spero e mi auguro sia per stare in casa, perché comunque non uscirei mai con una scritta Barbie sulla maglia. Però, cioè, sia con la scritta grande Barbie, sia con tante piccole scritte. Io credo che sia un pigiama. Sinceramente, mi auguro che sia un pigiama. Io comunque la vorrei usare come pigiama. È carinissima. E visto che sono alla ricerca di pigiamini estivi carini, perché ne ho tantissimi invernali, ma tutti gli anni estivi mi ritrovo con tre pigiamini scarsi, vorrei un qualcosa di originale. Quindi questo mi sembrava carino. E niente, comunque io bando alle ciance perché come al solito, essendo tanto che non vloggo, mi siete mancate così tanto che la parlantina avanza più del solito, anche se parlo ancora un po' come una paperotta, però piano piano andrò a migliorarmi e non vedo l'ora che mi accorcino sto piercing, che mi mettano quello più corto, non che mi accorcino questo, perché ovviamente sarà più facile parlare, sarà più facile mangiare. Adesso ovviamente c'è ancora un piccolo piccolo gonfiore solo intorno al buco, non vi faccio vedere la lingua, sapete perché? Perché magari tanti di voi, ma non ci fa vedere il piercing, anche se magari un minimo parlando l'avrete anche notato. Però il fatto è che subito mi sono anche preoccupata, vi dico la verità, ho la lingua bianco barra, non so, questa patina, soprattutto dal buco in giù, quindi verso il fondo, sto colorito biancastro brutto anche da vedere, che fa schifo pure a me quando la disinfetto. E ho scoperto subito, pensavo, oddio, un'infezione, che cosa mi sta succedendo? Poi informandomi un po' su YouTube, un po' su internet, tutto quanto, e poi ho chiesto conferma anche al mio piercer e il colluttorio. Visto che devo fare spesso gli sciacqui col colluttorio, io ogni pasto, adesso che sono nella prima settimana, ogni pasto che faccio, denti e colluttorio, questo colluttorio verde, che è senza alcol, perché mi raccomando, se vi fate anche voi questo piercing, sappiate che ci va un colluttorio senza alcol. È quello che dà questo colorito bruttissimo. Quindi, dopo qualche giorno che non lo inizio ad utilizzare più, infatti, stavo pensando di provare anche con magari acqua e sale per levarmi questo colorito brutto. Va via, quindi va via da solo appena smetterò di fare questi sciacqui, appena guarirò, insomma, la lingua tornerà del suo colore. Cioè, la punta è, vedete, però dietro a questo biancastro brutto che quindi evito. E niente, vi mando un bacino come sempre e mi vado a vestire, mi sbrigo. Allora, per uscire ho messo questa maglia rosa qua che ho preso da Stradivarius, che mi piace un sacco tra l'altro,
Non la userò ancora per molto perché in queste giornate un po' bruttine ancora può andare. Poi ovviamente per quest'estate sarà pesantina, cioè in realtà è cotone leggero, però è manica tre quarti, quindi so già che siamo inizio giugno, ma la prima giornata bella calda che fa non riuscirei a tenerla, però oggi è brutto, l'aria è fresca qui a Torino, quindi va benissimo. E tra l'altro, news sul mio peso, ho perso 10 kg, cioè sono veramente contentissima. Tra l'altro per il piercing ho sicuramente perso più peso anche grazie a questo, perché comunque sto mangiando veramente poco e liquido, diciamo frullati, pappette, queste cose qua, frutta tritata, queste cosine, pezzi piccoli, il gelato, magari il ghiacciolo, ecco. Però sicuramente anche un po' grazie a questo, ma comunque già prima ne avevo persi 8, no, 7, quindi ulteriori 3 kg più veloci per questo motivo. In ogni caso, questa esperienza mi ha insegnato tante cose. Mi ha insegnato intanto a quante cose serve la lingua, perché veramente cose che neanche immaginavo. Anche solo se ti metti il cucchiaino in bocca, la lingua sembra che non faccia nulla, in realtà fa veramente tanto in qualsiasi settore, in qualsiasi cosa, dal parlare, al mangiare, al pulirti le labbra quando tiri fuori la lingua, cioè delle cose che uno non ci pensa, ma mamma mia. Però a parte questo, sicuramente mi ha insegnato quanto mangiavo per eccesso, per golosità, per noia, per rabbia, per nervosismo. Veramente, io mi sono resa conto che questa è un'esperienza che mi ha insegnato che basta veramente poco per saziarsi. E sicuramente ho imparato una cosa in più rispetto a prima, rispetto alla dieta che ti dice 80 grammi di pasta, ma c'è un perché, perché veramente il nostro organismo ha bisogno di poco. Giusto e poco, cioè se assumiamo solo pizza, pane e cose solo grasse e basta, ovviamente ci porta ad avere più fame perché il nostro corpo cerca quello di cui ha bisogno, ma se mangiamo poco e bene, io in questi giorni che ho mangiato magari mezza zuppa frullata, carote e zucca, oppure il frullato banana, mela e fragola, ipotesi, sto mettendo a caso. Comunque il mio corpo ha tutte le vitamine di cui ha bisogno, quindi magari la carne frullata, magari la frutta e la verdura, però comunque sto bene, cioè sto bene, sto perdendo chili ovviamente perché sto eliminando tutto quello che è fette biscottate, pane, pizza, biscotti, già prima lo facevo questo, però in più ora ovviamente le cose frullate non possono di certo essere un Kinder cereali o non lo so qualcosa di carboidrato, ecco, non è che mi frullo il pane, quindi ho eliminato del tutto ovviamente queste cose e i risultati si vedono perché sto meglio io e comunque anche il mio corpo si sta sgonfiando e ho perso tanti chili, insomma 10 kg per me è un grandissimo risultato, cioè veramente ho eliminato proprio l'eccesso, i primi sono sempre più facili, però insomma sono molto contenta, quindi ci tenevo a dirvi anche questa cosa. Io ora scappo perché sono le 4:05 e vado a prendere Fede. Sono già in pigiama, mi sono già messa comoda e vi dico solo che siamo tornati io e Fede in tempo perché fuori sta diluviando. Vi faccio sentire il rumore. Cioè, è caduta persino una goccia, cioè piove pure in casa, ma vi faccio vedere. C'è un vento pazzesco che mi continua anche a sbattere le imposte. Quindi direi che è il caso di chiudere, ahimè, saremo al buio oggi. Allora, fuori sta continuando a piovere fortissimo, veramente fortissimo. Per fortuna che mi ha fatto tornare a casa in tempo, almeno quello. Fede sta finendo di fare merenda. E poi non so, io devo finire di fare delle cose in casa e poi penso che ci vedremo qualcosa su Netflix oppure ci teneva a giocare un po' a Super Mario, quindi magari col Nintendo ci mettiamo a giocare un po' e niente, quindi qua c'è Nala che guardatela.
Mi parlo dal bagno. Ebbene sì, perché Federico era particolarmente stanco oggi pomeriggio, probabilmente si è stancato tanto a scuola e quindi ha voluto fare un'oretta di riposino, strano, non è da lui, quindi spero non abbia avuto una ricaduta o cose del genere. Comunque febbre non ha nulla, ho controllato, quindi non capisco, è stranissima questa cosa. Comunque era un po' stanco e niente, si sta dormendo un'oretta, ha fatto merenda, è stato un po' con me di là e adesso era stanco e mi ha chiesto di dormire un pochino. Mi fa veramente strano, comunque non lo fa mai. Comunque controllerò la situazione, ecco. Detto ciò, diciamo che mi sono chiusa in bagno per salutarvi, perché sì, vi saluto. Chiuderò qua questo vlog, perché comunque non sono più abituata a parlare tanto, quindi non voglio peggiorare la situazione, ma voglio che comunque guarisca in fretta, perché anche per me comunque mangiare solo frullati, cose così, non è facile. Sono stati giorni abbastanza difficili, soprattutto i primi tre, quindi diciamo che preferisco non esagerare, ecco, a parlare, a sforzarmi, ecco. Quindi tanto domani vloggerò di nuovo, perché se il tempo consente, visto che sta piovendo come se non ci fosse un domani, domattina dovrei andare a fare delle commissioni con la mia migliore amica, quindi devo andare in posta, devo fare delle cose, quindi ci sarà anche lei, probabilmente faremo colazione insieme, insomma, bando alle ciance, vi porterò con me. Quindi sempre, se non diluvia, perché se diluvia andremo un altro giorno. Quindi questo è quanto, quindi io spero, anche se con una parlata da paperotta, che questo vlog vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi sia piaciuto. Io sono felicissima di averlo fatto, perché mi siete mancate da morire veramente tantissimo. E niente, quindi ora vado a finire tutte le pulizie, poi sveglio Fede e preparo cena. Quindi ci vediamo domani, vi mando un bacino e alla prossima. Ciao!